Non a caso abbiamo enucleato dall'intervento di Giacomo Matteotti questa frase finale. Questo è il problema di oggi, 1923. Noi siamo nel 2023. Qual è il problema di oggi? Proveremo ad arrivarci in qualche modo con sobrietà, ma anche con la necessaria forza. Gli spunti di base su cui ragionare, secondo me, riguardano, prima Allegra è stata molto brava perché ha prima usato il termine la figura di Giacomo Matteotti e poi ha usato il termine l'opera di Giacomo Matteotti, non so se quanto consapevolmente, però mi ha fornito un assist, perché è proprio questo uno dei punti contemporanei. Io credo che noi non possiamo più accontentarci di Matteotti come figura, fermo restando che la prospettiva del suo martirio è non dimenticabile, non negoziabile, evidentemente. Devo dire, e apro un inciso, con cui manifestare la mia gratitudine quando abbiamo costituito il comitato e abbiamo scritto i manifesti e i nostri intenti, l'adesione, i valori socialisti, devo ringraziare Pasquale De Feudis che ci fece cambiare il termine morte di Giacomo Matteotti con sequestro e assassinio di Giacomo Matteotti. È chiaro che ha un valore diverso e quindi naturalmente noi non ci possiamo dimenticare di questo passaggio storico. Tuttavia, dobbiamo, credo, valorizzare anche e soprattutto in prospettiva attuale il pensiero e l'azione di Giacomo Matteotti. Pensiero articolato, pensiero complesso, pensiero profondo, pensiero socialista e azione che si è svolta in un percorso che è stato un percorso di vicinanza alle classi lavoratrici, in particolare al mondo agricolo, e di percorso come amministratore locale e poi come parlamentare. Quindi, per darci un programma, io proverò a enunciare quattro idee forti, fondamentali, tratte dal pensiero di Matteotti, ovviamente in sintesi, e poi proverò a chiudere con due punti di riflessione di, diciamo, di stretta attualità, ma sempre a partire dal pensiero di Matteotti. Qual è il passaggio che Matteotti coglie? È il passaggio alla legalità barra illegalità fascista. Cioè, questo è il punto. Ogni regime totalitario, salvo che nasca da una rivoluzione, si afferma per passaggi successivi. E questi passaggi successivi, Matteotti lo vedremo ancora meglio citando in maniera un po' più estesa, ma per punti, quello che Edoardo Pivanti aveva detto prima, il discorso sulla festa dello Statuto. Intervento sulla festa dello Statuto, quando lui dice state mano a mano smontando lo Stato di diritto, lo chiameremmo noi oggi, e quindi buttate via tutto lo Statuto Albertino che tanto ormai ci siamo. Era una provocazione politica ma molto forte e molto importante. Non colta, ed è il messaggio di quella lettura, non colta dalla borghesia che invece era inutilmente spaventata dal pensiero socialista in senso ampio. E che poi si è, come dire, rovinata con le sue stesse mani dopo l'avvento del totalitarismo fascista. Proprio per segnare questo tema di legalità e illegalità, Tommaso Fasolla ci legge un altro passo di Giacomo Matteotti.